Bentornati amici, torniamo a parlare di smartphone Xiaomi e Redmi andando a vedere 5 nuovi trucchi per i vostri device. Siete pronti? Sigla! Il primo trucco di questa guida sono gli screenshot lunghi. Questa funzione ci interessa quando ciò che dobbiamo salvare è molto più grande di ciò che vediamo sulla schermata. Abbassiamo la finestra e premiamo su schermata e successivamente su scorri. Lo screenshot allora continuerà a venir salvato in discesa fino a che non premeremo su fatto. Successivamente, tramite la funzione ritaglia, potremo andare a perfezionarlo e ritagliarlo nel punto migliore. Pensate quindi alla comodità di poter screenshottare una chat intera di WhatsApp senza dover effettuare più schermate e non far perdere così il filo del discorso a chiunque la invieremo. Direttamente dal nostro device potremo decidere di applicare un filtro allo screenshot, disegnarci sopra oppure applicare del testo. Funzioni utili a persone come me che si ritrovano spesso a dover spiegare come attivare determinate opzioni ai propri amici. Guardate poi come premendo su condividi potrete esportare facilmente gli screenshot sui social o sulle chat. Se dovessimo passare molto tempo a leggere contenuti con il nostro smartphone, siano essi ebook, PDF o contenuti dal browser, sarebbe il caso di attivare la modalità lettura. Abbassiamo la finestra in alto e se non troviamo l'opzione nella prima schermata, facendo lo swipe verso destra, vedremo che comparirà lettura e possiamo attivare l'opzione. Questa modalità combatte la luce blu emessa dal display. Infatti lo schermo avrà un tono giallo e seppia. In questo modo affaticheremo meno la vista e avremo meno difficoltà a prendere sonno. Il terzo trucco riguarda la condivisione diretta della password del Wi-Fi. Da come ben sappiamo, gli smartphone memorizzano le password dei Wi-Fi a cui già si sono collegati. Purtroppo però non è possibile rileggere le password andando nelle impostazioni. Ma grazie alla condivisione diretta, questo non sarà più un problema. Se cliccassimo infatti su una rete Wi-Fi a cui già ci siamo collegati, potremo condividere immediatamente la password con un nostro amico. O facendo uno screenshot al codice QR, oppure lasciando il codice QR aperto, ci basterà andare su scansione codice QR ed andare a passarlo sopra il codice aperto sull'altro smartphone. Premendo sul simbolo della galleria in basso a destra, potremo caricare la password da uno screenshot che ci è stato inviato. Ma passiamo a vedere come rendere invisibile un album della nostra galleria. Teniamo premuto su di esso e poi su Rendi invisibile. Per poterlo andare a ripescare quando ci servirà, dovremo andare sui tre puntini in alto a destra e su Impostazioni. Scendiamo fino a Mostra album nascosti e cliccando su Mostra potremo scegliere l'album da far ricomparire nella lista. Per quanto riguarda i file e le cartelle del nostro smartphone, il discorso è un po' diverso. Bisogna andare nel gestore file. Qui ci basterà tener premuto su cartelle e file che vogliamo rendere invisibili. Premere poi su altro ed infine su nascondi e confermare. In quest'altro caso, per andare a ripescare questi file nascosti,
Bisognerà fare lo swipe verso il basso e comparirà una schermata che ci chiederà o la sequenza o di inserire la nostra impronta digitale. E qui avremo i file nascosti, pronti da poter far ritornare nella lista cliccando su mostra e scegliendo il percorso file in cui farli ricomparire. L'ultimo trucco di oggi è il cassetto app. Per attivare questa modalità dobbiamo fare lo zoom out sulla schermata home, cliccare su impostazioni e poi su altro. E su schermata home scegliere con cassetto app e confermare. In questa maniera, sulla schermata principale e sulle altre, ci ritroveremo solo alcune delle nostre app. Per averle tutte a disposizione, dovremo fare lo swipe verso l'alto e tenendo premuto sulle app che ci interessano, trasportarle in alto fino a farle arrivare sulla schermata home. Un'altra differenza con la schermata home di default è che le app saranno divise per categorie automatiche, con la possibilità di andare a cancellare delle categorie esistenti e di crearne di nuove, potendo selezionare le app che andranno a farne parte. E con questo è tutto. Spero che questa guida vi sia piaciuta e vi aspetto nel prossimo video.